Matarazzo, trovate difficoltà voi nella comunicazione con i genitori riguardo appunto possibili situazioni ambigue, insomma, che devono ovviamente essere gestite al meglio dalle scuole? Sì, io ho trovato molte difficoltà, appunto, era una cosa che mi ero segnata perché volevo proprio sottolineare il problema che abbiamo vissuto. Noi abbiamo vissuto un momento, un periodo in cui non erano chiare le indicazioni e relativamente, cioè, o meglio, erano chiare, ma c'erano dei margini di interpretazione un po', insomma, troppo ampi, per cui il bambino veniva a scuola. Durante l'orario scolastico aveva un sintomo che poteva appunto afferire ai sintomi Covid, che poteva essere anche la tosse, poteva essere anche il mal di pancia, qualcosa che comunque poi normalmente non avremmo neanche considerato come malessere da avvisare la famiglia, ma in quel caso le norme ci dicevano che noi dovevamo avvisare la famiglia non veniva nell'auletta Covid, referente Covid, misurare la febbre, insomma, consegnare il bambino alla famiglia che doveva portare il bambino dal medico. Dopodiché il medico ci doveva fare una certificazione che il bambino poteva rientrare a scuola. Bene, in quel momento c'è stata la grossa difficoltà perché i dottori non ritenevano poter dire, scrivere che il bambino poteva rientrare a scuola a meno che non avesse fatto un tampone. Non tutti i genitori erano d'accordo a far fare un tampone per un semplice mal di pancia, ma noi ci siamo trovati in difficoltà perché il tampone non l'aveva fatto, il medico non aveva fatto la certificazione e il bambino non poteva rientrare a scuola. Quindi c'è stato un po' questo ballottaggio veramente che è stato, come dire, un po' imbarazzante anche da parte nostra perché noi capivamo le esigenze delle famiglie di far rientrare il bambino a scuola che invece stava benissimo e che appena era andato a casa si era mangiato un bel piatto di spaghetti, però il giorno dopo doveva portare almeno qualcosa. Poi, insomma, dopo un po' di giorni è arrivata una circolare in qualche modo chiariva la questione e così i genitori potevano produrre un'autocertificazione di aver portato il bambino dal pediatra, insomma, eccetera, eccetera. In qualche modo siamo stati, È come dire, risolto dotati il di uno problema. strumento che ci potesse risolvere la questione, però il problema c'è stato, effettivamente rispetto a questo, per quanto mi riguarda, forse è stato uno dei pochi problemi che ho dovuto capire come affrontare. Ci sono dei sintomi che possono afferire a, e io, in quanto garante della norma, non posso far altro che allontanare il ragazzo, che poi i medici diranno che non ha nulla, però io non sono un medico e bisogna che lo dica un medico. Ecco, in questo scuola, la severità della scuola deve avere a fianco la severità della famiglia, del Trovate genitore difficoltà in e delle questo, preside, a istituzioni. comunicare questo Non tipo di... molta, però qualche episodio c'è stato, qualche episodio sì, e oppure qualche rimando a delle banalità. Lo so che in questo momento di cambio di stagione il mal di gola, il mal di pancia, Una tossetta. una tosse, una congiuntivite allergica, lo so che sono affezioni normali alle quali in altri tempi non avremmo dato importanza. Oggi io non lo posso fare, non è che non lo voglio fare, non lo posso fare perché ne va della sicurezza di una comunità intera.